Leonardo Cipriani, 53 anni, commerciante, si candida per il Consiglio Comunale con Più Europa. Ecco, quali sono secondo lei i problemi più gravi che affliggono la nostra città e quali invece le soluzioni che lei propone? Allora, innanzitutto parliamo di problemi, ma sono anche delle opportunità che vanno appunto gestite. Firenze vive un momento un po' particolare, siamo in una fase che questa è un po' cominciata da dopo l'alluvione, diciamo, che in pratica c'è stata una spinta centrifuga dal centro verso l'esterno per quanto riguarda attività produttive, ma anche abitanti. Questa cosa si è un po', diciamo, è accelerata ancora con il fatto dello sviluppo del turismo, che appunto soprattutto il centro, ma non solo il centro, anche altre zone, fanno sì che la città sia diventata veramente che possa reggere parecchio sul turismo. Questo è positivo fino a un certo punto. Dicevo appunto, la gentrificazione, alcuni parlano, è stata molto diluita nel tempo. I cittadini che si sono spostati soprattutto dopo l'alluvione l'hanno fatto perché trovare case più comode e tutto, quindi non è che è stato forzata. Ora c'è chiaramente un business dietro, agli affitti, soprattutto di breve termine, e questo cosa comporta? È vero che comporta chiaramente un grande vantaggio, e chiaramente per quanto riguarda i proprietari e tutto, ma questo porta a far sì che una parte della popolazione, che io lo vedo vivendo in Sant'Ambrogio, diciamo, questa cosa la percepisco molto, è cambiata, diciamo, moltissimo negli ultimi 50 anni. C'è chiaramente da dire che la Firenze si è aperta anche da un punto di vista mondiale e tutto, quindi diciamo, ma quello che appunto noi bisogna stare attenti è di non dover perdere, diciamo, il riferimento delle nostre tradizioni. Cioè, quindi bisogna essere, diciamo, noi bisogna vedere anche a quello che succede nelle altre città dell'Europa, perché noi siamo appunto una lista più Europa, una lista politica, lo voglio appunto sottolineare, quindi diciamo noi cerchiamo di prendere il meglio di altri paesi, come del resto anche le soluzioni che per esempio per quanto riguarda il fenomeno del overtourism o la gentrificazione, non è che dove è stato fatto abbia sortito dei grandi risultati. Bisogna vivere un equilibrio. Io appunto ho un negozio in Sant'Ambrogio e molti mi conoscono, e vive in un equilibrio, diciamo, con i residenti, con i turisti che appunto stanno anche poco tempo, diciamo, e il resto. L'ideale della città è una città che comunque, tramite anche con le migliorie fatte alle infrastrutture, è una città compatta, una città per ruoli e funzioni, e quindi diciamo anche per quanto riguarda la città intesa e anche area metropolitana, quello che cerchiamo di governare anche con le esperienze fatte in altre città europee, da cui diciamo Firenze fa parte, è di poter trovare un equilibrio fra il turismo e le tradizioni locali, ma non solo, ma anche diciamo comunitarie delle persone, perché mi sembra che manchi ultimamente anche a livello di comitati, di persone e tutto, anche delle tradizioni proprio fiorentine che comunque devono essere valutate. Quindi diciamo bisogna essere europei ma forti delle nostre tradizioni.